Bene, eccoci in diretta dagli studi di Radio A. Buonasera e bentrovati ai nostri ascoltatori. Sono qua, io sono Matteo Gianni, sono qua con Elisabetta Guenzi di Azione Cattolica, che saluto. Ciao Elisabetta. Ciao, buonasera. Buonasera, e con i nostri ospiti che anche ringraziamo e salutiamo di essere qua con noi, Jacopo Ferri, sindaco di Pontremoli, e Buonasera. Elisabetta Sordi, consigliere comunale, capogruppo di opposizione a Pontremoli. Buonasera. Buonasera e ben arrivata. Benissimo, allora facciamo questa chiacchierata un po' insolita, nel senso che non è un dibattito di politica come quelli che facciamo sempre, ma andiamo un po' a capire anche le motivazioni di un impegno politico, no? E lo facciamo in preparazione al convegno Taliercio che si terrà tra poco e di cui adesso Elisabetta ci dice qualcosa. Prego, Elisabetta, Il grazie. prossimo 24 febbraio si terrà il convegno Taliercio su piattaforma Zoom ed è un convegno nato da Azione Cattolica per commemorare la figura di Monsignor Taliercio, che per lungo tempo è stato rettore del seminario a Massa, è stato assistente spirituale dell'Azione Cattolica e si è distinto per essere promotore delle idee innovative del Concilio Vaticano II. E quindi, come ogni anno, Azione Cattolica si propone di promuovere questa figura e il suo impegno spirituale e morale. Lo faremo quest'anno ponendo al centro del dibattito nuovamente i giovani, infatti il titolo è Giovani, politica e territorio. E quindi il nostro obiettivo con queste interviste propedeutiche al convegno è quello di approfondire la tematica e dare maggiori strumenti a chi poi il 24 sera ci seguirà. Ospite della serata sarà tra l'altro Gioele Anni, giornalista, scrittore. Che appunto da giovane ci darà dei suggerimenti su come coinvolgere nei nostri territori questa fascia di ragazzi under 25, under 35. Benissimo, ottimo. Quindi anche Radio A giustamente fa la sua parte, nel senso che noi non lo ricordiamo spesso, ma il nostro editore poi è la parrocchia di Fivizzano, quindi pur non avendo tra i nostri scopi quello di fare la concorrenza a Radio Maria, questo lo dico, però ogni tanto insomma torniamo anche su questi temi che invece riteniamo proprio importanti. Quindi comincerei con Elisabetta, no? A chiedere proprio, ecco, com'è stato per lei questo impegno politico, diciamo, com'è nato, da dove ha origine, no? E anche se c'è in qualche modo un legame, ecco, con un fatto di testimonianza, ecco, comunque con l'applicare un credo anche a questo mondo. Sì, grazie mille. Allora, diciamo come nasce, allora quando nasce è relativamente poco tempo fa perché la mia prima esperienza politica inizia nel 2016 con le passate elezioni, sono diventata consigliere comunale nel comune di Pontremoli e di lì un pochino è nato l'impegno un pochino più concreto. Da cosa nasce? In realtà le radici sono un po' più profonde e tra l'altro a me fa molto piacere essere qui questa sera perché diversi anni fa sono stata animatrice di Azione Cattolica, quindi in realtà nasce probabilmente già da allora, qualche seme, qualche buon seme era stato messo già allora, nel senso che la politica è un modo di occuparsi dell'altro, un modo di occuparsi del proprio mondo, del proprio ambiente, un modo anche per dare un contributo per fare qualcosa di buono. E allora, in questo senso, quando mi è arrivata nel 2015, fine 2015, la proposta di candidarmi alle elezioni comunali. In realtà l'ho vista come un modo di passare, diciamo, dalla poltrona o dalle parole a qualcosa di un pochino più fattivo, più concreto. E devo dire la verità che è stata un'esperienza molto bella, molto arricchente. Tanto è vero che ancora, diciamo, a distanza di tempo siedo sui banchi di nuovo del Consiglio Comunale e l'idea è sempre quella di cercare di fare qualcosa di concreto per il futuro del nostro territorio. Certo, Jacopo Ferri, invece la sua esperienza in questi termini, com'è nata e com'è stata, insomma, com'è. Beh, per me, diciamo, le radici sono legate anche un po' alla famiglia, devo dire. Perché mio papà, che ha avuto un'esperienza professionale legata al mondo della magistratura, poi a un certo punto ha fatto una scelta precisa di entrare in politica e
candidandosi appunto nel suo comune di residenza, che era Pontarmoli, prima ancora facendo l'esperienza da ministro come tecnico però in un governo, e quindi di lì ha un po' trainato anche le volontà di chi in famiglia già coltivava magari anche inconsciamente appunto una certa volontà di provare a dare se stesso agli altri attraverso l'impegno in politica. Nei primi tempi, a dire il vero, l'ho fatto più come con lo spirito collaborativo, anche diciamo così materiale, nel senso davo una mano a seguire le campagne elettorali dal punto di vista pratico, diciamo così. Certo. Poi piano piano anch'io, che coltivavo nel frattempo una passione per il giornalismo invece piuttosto forte, ho poi fatto questo passo e ne sono anch'io molto contento, perché nel mio piccolo ho cercato, per le esperienze che ho avuto, ahimè sono più vecchio assai di Elisabetta e forse non troppo giovane per poter, diciamo, far parte di coloro i quali appunto sono oggi sicuramente under 35, quindi devono essere motivati. Ma ecco, posso dare una motivazione in più che deriva dalla mia esperienza un po' più lunga, che sta continuando con la stessa voglia di stare in politica per fare bene. Due belli esempi di politica con la P maiuscola, che tra l'altro è anche il nome di quel contenitore che racchiude più realtà, tra cui gli Amici dei Focolarini, Comunione e Liberazione, Progetto Policoro, Pastorale Giovanile, alcuni insegnanti di religione, la Pastorale Sociale del Lavoro, che sono tra l'altro tutti collaboratori che stanno organizzando il convegno Tagliercio. Ma entrando nel tema giovani, politica e territorio, ma i giovani oggi sono coinvolti nella politica? Che idea vi siete fatti, Elisabetta? Allora, diciamo questo, che i giovani sono poco coinvolti, troppo poco coinvolti. Purtroppo in questo la politica non sempre dà di sé l'immagine migliore, più attrattiva, più coinvolgente. E questo specialmente per un uditore attento e esigente come è un giovane, come deve essere un giovane, questo diventa un limite, perché i giovani, ora lo siamo stati tutti, ora Jacopo diceva è più grande di me, ma anch'io non è che sia proprio così di primissimo pelo, quindi un giovane chiede, ha delle esigenze di verità, di trasparenza, di chiarezza, di concretezza, e in questo senso purtroppo a volte la politica non riesce a parlare lo stesso linguaggio e a dare questa e a dare risposta a questi temi. Quindi purtroppo i giovani sono ancora troppo poco coinvolti, colpa anche nostra, nel senso che dovremmo riuscire a lavorare per parlare la stessa lingua dei giovani, perché invece il contributo dei giovani ad una buona politica è fondamentale. Sindaco, invece secondo lei perché i giovani sono distanti dalla politica? In effetti perché la politica non tende ad attrarli molto, condivido abbastanza il ragionamento che faceva Elisabetta, si fa troppo poco per cercare di invogliarli ad avvicinarsi ai nostri mondi politici, amministrativi, anche a livello locale a volte, che dovrebbe essere un po' più semplice, invece quando è il momento di coinvolgerli in modo diretto veramente facciamo fatica poi a rintracciare chi abbia volontà reale di farlo. E questo è un male, bisogna rimediare. Anche le vostre iniziative in quest'ottica sicuramente sono molto utili, e anche perché i giovani tendono, quelli che si avvicinano alla politica, anche a prendere magari spunti più legati ai social, più legati anche alla volontà di estremizzare, che a volte si trova più facilmente attraverso i social media, secondo me, che non nella discussione ragionata, no? Anche quella che si faceva una volta, non dico che si possa ripetere l'esperienza delle sezioni di partito, ma qualcosa del genere. Bisognerebbe reinventarsi per poter avere un contatto più diretto con le persone e far capire meglio quello che facciamo e quello che vogliamo che sia per il nostro territorio. Ecco, se posso continuo un attimo con Elisabetta, forse questa distanza dei giovani è anche, riprendo un cenno che faceva prima Jacopo Ferri, come dire, si sono un po' persi quegli ideali che una volta caratterizzavano un impegno politico, no? Quindi la sezione del partito era effettivamente un partecipare a un progetto di società. Ora sembra che sia tutto molto più liquido, molto più... però come fare per risvegliare un pochino queste cose? Adesso io mi piace citare Chiara Lubich, appunto, che ha fondato i Focolari, che incontrando alcune persone del movimento impegnate in politica diceva: la politica vissuta veramente è l'amore degli amori, no? Perché rende possibili tutta una serie di altre cose, no? Quindi sta sotto e rende possibili
diciamo, tante situazioni. Ecco, come poter fare a risvegliare un po' di passione civica prima ancora che politica nei giovani? Allora, diciamo questo, sì, condivido la visione, perché in realtà la politica è la più alta forma di carità, voglio dire, esatto. E quindi insomma, come fare? Allora, secondo me ci sono diversi aspetti su cui bisogna ragionare. Da una parte c'è una tendenza che purtroppo negli anni è diventata molto forte a voler semplificare la realtà. Allora, la politica in realtà insegna, e questo chi la vive da dentro lo vede, che la realtà è molto complessa, e anche riuscire a trasmettere l'amore per andare alla ricerca di quello che sta sotto la superficie. Questo secondo me è un messaggio molto importante da poter dare ai giovani. Oggi è difficile perché per tanti versi invece si tende alla semplificazione sui social, ma anche nel linguaggio, cioè si tende a impoverire il linguaggio, e invece la politica dovrebbe dare l'esempio di un linguaggio che è sempre più aperto, sempre più propositivo, che va a scavare nella realtà. Come fare? Come fare? Allora, l'esperienza di diversi decenni fa era quella delle sezioni del partito. Ora, in realtà, adesso la realtà è molto più complicata, per cui la riproposizione della sezione di partito potrebbe non essere così efficace. In realtà, però, secondo me la strada è quella, cioè la formazione politica, quindi la formazione delle classi più giovani della politica, con l'esempio e grazie all'esempio di chi ha avuto un percorso più lungo, di chi ha avuto una formazione più specifica, di chi ha studiato in profondità i temi. In questo senso qualche partito si sta muovendo, penso io per conoscenza al Partito Democratico che... ha una scuola di formazione politica che chiaramente si dà questi obiettivi. Certo, ma forse è anche una questione, lo chiedo a Jacopo Ferri, di temi, nel senso che ad esempio il movimento ambientalista, per dirne uno, Greta Thunberg, eccetera, in qualche maniera ha attirato, no, anche un seguito nei giovani, mentre è chiaro che insomma il cambio di un lampione a Guinardi, diciamo, magari è meno attrattivo da questo punto di vista, no? Cioè gli aspetti amministrativi forse lo sono di meno, quindi forse anche la politica locale dovrebbe parlare dei grandi temi un po' di più, o no? Probabilmente sì, anche se è vero che il rischio di semplificare troppo si corre. E poi l'ampione Guinardi spesso diventa più importante. Ci vuole anche quello, no? Certo. Spesso diventa più importante che altri temi fondamentali, è ovvio. Però senz'altro trovare una via di mezzo, o meglio riuscire a parlare dell'uno e dell'altro nel giusto modo, penso che sia una strada che possa portare a una lettura migliore della politica per chi l'ascolta da giovane. Sicuramente coinvolgere di più le scuole, ecco, magari andare di più nelle scuole, no? Secondo me, e anche far sì che le scuole provino a coinvolgere di più i pubblici amministratori, oppure discutere di più all'interno delle classi delle scelte che le città o le regioni o gli stati o le province, insomma, sono chiamati a fare. Bisognerebbe forse anche ragionare sul fatto che c'è un modello di società che è in crisi anche a prescindere dalla politica, sinceramente, e questo ci deve portare a ragionare anche in termini forse più ampi e riuscire a trovare una via d'uscita che ci porti anche a migliorare le cose e le persone che si occupano di politica. Certo, allora ci fermiamo un secondo che abbiamo alle 19 ora il notiziario e poi tra qualche minuto ritorniamo in diretta. Rimanete qua con noi, a tra poco.
Bene, eccoci tornati in diretta con i nostri ospiti. Siamo sempre in preparazione del convegno Tagliercio, quindi con Jacopo Ferri e Elisabetta Sordi e con me Elisabetta Guenzi di Azione Cattolica, a cui cedo volentieri la parola ancora. Stavamo parlando appunto del tema giovani e politica. Riassumerei quanto detto finora con la frase di Domilani: I care, mi prendo cura. I giovani non è vero che non sono motivati, ma hanno grandissime passioni. Abbiamo fatto l'esempio delle battaglie che stanno facendo per l'ambiente, ma noi come possiamo alimentare questa passione di fronte ad un giovane magari incerto se impegnarsi in un servizio, perché la politica alla fine è un servizio per la comunità? Cosa direste? Elisabetta, a te la parola. Allora, io direi prima di tutto che ne vale assolutamente la pena, perché proprio perché I care, cioè proprio perché se ti sta a cuore la tua realtà, la politica è il modo in cui veramente si riesce ad incidere sulla realtà. Cioè, noi lo vediamo a livello locale, ma se vogliamo alzare lo sguardo anche alla politica nazionale, alla politica internazionale, cioè vediamo proprio come le scelte politiche sono quelle che dirigono, indirizzano, possono contribuire ad indirizzare il futuro. E quindi ad un giovane io chiederei di avere la pazienza di perdonare gli errori che commettono i politici, ma di non perdere la speranza e l'interesse, perché la politica con la P maiuscola invece cambia le sorti del mondo. E il movimento ambientalista, i movimenti di Greta Thunberg, ma anche le manifestazioni dei giovani per qualunque tema che li tocca da vicino, penso alle manifestazioni sull'alternanza scuola-lavoro, cioè questi sono dei segnali forti di un interesse che deve essere incanalato nel modo giusto, cioè non nel modo del muro contro muro, perché la politica insegna anche questo, e questo è uno degli aspetti più affascinanti, che le proprie idee si portano avanti nel dialogo, nella contrapposizione anche, ma finalizzata a produrre un impegno concreto. Jacopo Ferri, da sindaco, cosa direbbe ad un giovane che vuole affacciarsi a questo mondo? Quello che cerco di dire ai miei figli ogni tanto, quando, come è giusto, criticano anche scelte che vengono fatte a livello amministrativo, oppure giudicano comportamenti che vengono registrati quotidianamente, cioè che è giusto dire la propria e che è giusto incidere anche sulle decisioni degli altri, impegnandosi, perché il futuro, come veniva giustamente detto, è poi il loro, e quindi è bene che lo costruiscano insieme a coloro i quali sono chiamati a ruoli pubblici oggi, ma che lasceranno questi ruoli a loro domani e anche subito, nel momento in cui ci fosse un impegno diretto delle persone. Cerco di stimolarli in questa direzione, ed è vero che hanno grande passione i giovani, devono tenere alta questa tensione verso la passione, verso la soluzione dei problemi, e devono soprattutto coltivare, io cerco di fare anche questo con i miei figli e quindi con le persone anche giovani che mi capita di incontrare spesso nel mio ruolo o anche nella mia professione, devono capire che devono anche dare sostegno a chi hanno a fianco, perché ci sono tante persone che attraverso le scelte buone della politica migliorano la loro qualità di vita, e soprattutto se ne hanno bisogno più di altri, questo è anche un dovere a cui siamo chiamati tutti. Certo, e allora torno un attimo da Elisabetta e voglio anche introdurre questa riflessione, no? Il mondo cattolico, diciamo, no? Azione Cattolica, Focolarini, eccetera, come può aiutare la politica? Nel senso che appunto a oggi forse non c'è più il cordone ombelicale, no? Che c'era una volta con la Democrazia Cristiana o con altre realtà, quindi questa cosa è finita. Nello stesso tempo, a mio avviso, c'è comunque un qualcosa che manca, no? Perché ci sono tanti cattolici impegnati in politica, ma come dire, forse la Chiesa e le sue espressioni non hanno una proposta formativa, piuttosto che non hanno in modo efficace una proposta di questo tipo. Cosa ne pensa? Sì, io penso questo, che per un cattolico la politica è un'espressione di grande servizio, perché lo vivi nell'ottica di contribuire al bene comune.
È vero che dal punto di vista della formazione, anche in ambito di chiesa, per tanto tempo c'è stata un allontanamento dall'ambito politico, sì. E anche un raffreddamento. Vi lasciano un po' soli, ecco, la potrei sintetizzare così, forse vi lasciano un po' soli, o vi lasciamo un po' soli. No, il tema però è questo, che effettivamente anche iniziative per esempio come questa, cioè il focus che Azione Cattolica fa sulla politica, è molto importante, molto centrale, perché in realtà la politica è la più umana di tutte le attività che si possano immaginare, e che al centro della politica ci sia l'uomo, ci sia l'umanità, ci siano i valori anche cattolici, è fondamentale perché questa possa dare un risultato di buona politica. Come si può fare? Per esempio, ricominciando a mettere anche la formazione politica non solo nelle scuole, ma anche negli itinerari di formazione dei cittadini e dei cittadini cattolici, delle agenzie formative, della Chiesa, dei cammini di formazione di catechesi per adulti. Cioè la politica è parte integrante sia per chi poi ci mette il suo impegno in prima linea, sia per tutti gli altri, perché vedere la realtà, avere uno sguardo critico, saper andare in profondità sulle questioni è compito in realtà di tutti noi come cittadini, prima ancora che come persone impegnate in politica. Certo, e giro la stessa domanda anche a Jacopo Ferri, appunto, sì, come il rapporto col mondo cattolico. Per quello che riguarda noi personalmente è sicuramente buono. Penso che sia stata anche un po' una scelta, probabilmente quella di stare un po' distanti dalla politica, no? Il mondo cattolico spesso ha voluto ribadire, come è giusto che sia, con forza i propri principi ispiratori, il proprio credo anche religioso, però ha voluto lasciare libertà a coloro i quali poi si sono impegnati in politica e si impegnano in politica di portare avanti questi temi laddove abbiano ritenuto di trovare più la propria casa politica confacente a se stesso. Questo per me non è di per sé un errore, un modo di allontanarsi dalla politica. Certo è che poi bisogna avere la forza di ritrovarsi, appunto, dovunque si sia, su tutti questi temi in cui si crede, e per i quali ci si spende ben volentieri, e che sono la nostra formazione, sono il nostro io, sono il nostro essere l'uomo al centro del mondo e della vita. Quindi credo che si debba continuare sotto questo profilo a insistere sul valore di questi temi, e portandoli avanti tutti insieme è più anche facile che ci si ritrovi sempre di più in case politiche comuni. E la nostra diocesi è stata un po' apripista, perché in Toscana ha proprio introdotto la scuola di formazione all'impegno sociale e politico, dove partendo dalla dottrina sociale della Chiesa si affrontano dei temi che poi sono di grandissima attualità. Ovviamente bisogna fare rete anche con le istituzioni locali. Quindi quello che vi chiedo è, a Pontremoli esistono dei progetti, degli spazi per i giovani che intendono impegnarsi? Proprio perché spesso i giovani lamentano anche la mancanza di proposte da parte delle istituzioni. Elisabetta. Sì, allora Pontremoli come agenzie formative, immagino il mondo dello scautismo, il mondo dell'Azione Cattolica, però delle proposte strutturate di incontro con le istituzioni effettivamente non ce ne sono. Però, voglio dire, oggi possiamo anche parlarne, nel senso, già che siamo qui, possiamo anche pensare di aprire, per esempio, il Consiglio Comunale, che è l'organo, diciamo, in cui realmente poi si dibattono le questioni, di aprirlo veramente a una partecipazione dei giovani, perché comunque avvicinarsi e conoscersi è la cosa migliore per iniziare, poi per chi ha un interesse veramente a vivere la vita politica. Sì, appunto, i giovani, l'ora di educazione civica a scuola non basta, anche perché spesso in quell'ora si fa tutto fuorché l'insegnamento dell'educazione civica. Quindi, Sindaco, secondo lei una proposta attuabile quale sarebbe? Senz'altro questa, e poi quella che qui facevamo cenno all'inizio, anche di andare noi verso la scuola, che forse è un po' più, diciamo, facile, nel senso che raccogliamo magari più utenza, ecco. Però sicuramente partecipare
con una certa frequenza ai consigli comunali, soprattutto in una certa fascia d'età, può essere un elemento di grande interesse per i giovani e di grande stimolo per chi poi vuole avvicinarsi un po' di più al mondo della politica. Quindi credo che possa essere un ottimo esempio. Certo, magari anche pensare a un consiglio comunale, adesso non qui ad Aulla, anni fa si era fatto il consiglio comunale dei giovani, sì, non è decollata però quell'esperienza, no? Però ecco, magari un consiglio con dei temi, diciamo, finalizzati, con un ordine del giorno, diciamo, pensato anche per, come dire, proprio per i giovani che possano ascoltare, no? Potrebbe essere un'idea. Senz'altro sì, penso anch'io che sicuramente dovrebbe essere visto anche il modo in cui insegnare educazione civica, secondo me, perché adesso so che è spalmata su, sì, tutte le mani, così mi dicono i miei figli quando li sento appunto chiacchierare di questo. Credo che ci debba essere più spazio, come dicevi poco fa tu, per questo tipo di materia, chiamiamola, che è vero che è trasversale, ma che però deve avere una, anche una sua centralità, se no si disperde in rivoli che non aiutano. Quindi anche un consiglio comunale che riporti questo tema al centro può essere senz'altro utile. Certo. Elisabetta, quindi nella sua esperienza politica, diciamo, c'è stato modo effettivamente di vivere questo impegno come una forma di carità praticamente? Cioè ci sono state delle occasioni in particolari o comunque che le hanno fatto proprio sentire questa cosa, insomma? Sì, allora, soprattutto da una parte nell'approfondimento dei temi, perché sul divano di casa tutto viene visto in un certo modo, poi quando si cominciano a seguire i temi e si vedono anche i procedimenti attraverso cui si arriva a determinate decisioni, cambia la prospettiva e quindi si vede effettivamente quanto si possa indirizzare l'azione politica amministrativa verso qualcosa di buono. Faccio degli esempi. Io adesso ho la fortuna di avere anche un'esperienza a livello provinciale e, esatto, quindi chiaramente questo amplia ancora di più il raggio d'azione, perché si tocca con mano, per esempio adesso abbiamo l'occasione straordinaria dei fondi del PNRR, cioè, è la politica che decide, che lavora perché quei soldi si trasformino in opportunità per il nostro territorio, quindi in opportunità di sviluppo, di ristrutturazione per le nostre scuole, per le nostre strade, e chiaramente quello è un tema in cui veramente l'idea del bene comune, il concretizzare il servizio al proprio territorio, alla propria comunità, prende forma, prende vita. Certo, è anche una, come dire, una scelta etica, no? Quella di fare in un certo modo, cioè di seguire questi argomenti in un certo modo, direi, no? Assolutamente, anche perché, cioè, la politica, l'abbiamo già detto in diversi momenti, uno dei motivi per cui la politica risulta anche ostica, e soprattutto per i giovani, è perché i giovani sono esigenti, giustamente esigenti, cioè il giovane non vuole vedere una politichetta, passatemi il termine, una politichetta che guarda all'interesse del singolo o che guarda all'interesse del politico, peggio ancora, cioè il giovane vuole vedere delle scelte politiche improntate a creare il bene del territorio, a creare il bene per tutti, e questa è una sfida importante, e secondo me chi fa politica in questo senso deve avvertirne anche tutta la responsabilità. Certo, e giro la domanda anche a Jacopo Ferri, appunto, quindi c'è stato qualche occasione, qualche episodio in cui, come dire, questo impegno in politica è stato in qualche maniera anche un atto, chiamiamolo, di carità, di solidarietà, di come dire, che ha portato effettivamente a un beneficio concreto a persone che ne avevano bisogno, diciamo. Sì, penso che lo sia un po' per tutti, poi chi appunto come noi, insomma, crede molto, penso che sia un esercizio quotidiano, no? Nel confronto con le persone e con i problemi. È chiaro che le soluzioni si cercano sempre nell'ottica di andare verso l'altro e di ricevere aiuto nel momento in cui se ne abbia. Quindi questo è un po' un filo conduttore che registro presente nell'azione politica di tanti amici che sono impegnati come me, insomma, sia al nostro livello che a livelli ben più alti del nostro. Insomma, quindi direi di sì in linea generale, e credo che sia giusto affrontare le cose sempre in quest'ottica, col sano obiettivo, come diceva Elisabetta, di creare un bene più generale che possa essere fruito da tutti nella maniera giusta, anche attraverso la soluzione di un problema singolo. In realtà spesso si dà un messaggio, spesso si trova una soluzione che apre porte nuove, che apre
quindi è davvero la possibilità a molti, a tutti appunto, di risolvere problemi. Vorrei affrontare un attimo anche il discorso politica e comunicazione, perché riguarda anche da vicino i giovani. Ormai siamo abituati, purtroppo, dico, ad una politica spesso urlata. Questo anche per l'avvento dei social, perché tutti possono scrivere tutto senza filtro. Se una volta anche con l'opposizione era forse più facile collaborare, almeno questa era l'impressione, oggi spesso chi sta all'opposizione viene visto come un nemico. A Pontremoli siete riusciti a trovare un'intesa? Come collaborate, Elisabetta? Allora, a Pontremoli cerchiamo di mettere l'interesse del territorio sopra ogni altra cosa, quindi di fronte a quello collaboriamo in tutto e per tutto, come ne sono prove alcune battaglie sulla sanità che abbiamo condotto insieme. Chiaramente nell'ambito dell'azione amministrativa ovviamente ci sono delle differenze di vedute tra la maggioranza e l'opposizione. Il tema però è che anche da un punto di vista comunicativo dobbiamo cercare, questo come impegno, dobbiamo cercare di riportare le cose e le opinioni ai fatti. Giustamente mi piaceva molto l'esempio fatto, cioè di una comunicazione che spesso è urlata, io dico semplificata, quindi una comunicazione molto superficiale. In realtà uno dei compiti della politica è anche di andare in profondità, quindi spiegare le cose con i fatti, con i dati, con i numeri, perché spiegando e ragionando sui temi in realtà viene meno l'aspetto della conflittualità urlata e emerge invece qual è la cosa migliore, la scelta migliore da fare per il territorio. E infatti questo della comunicazione urlata spesso è un deterrente per il giovane che non si vuole impegnare, perché tanto io non sono ascoltato da chi dovrebbe lavorare insieme a me, e tantomeno vengo ascoltato dalle istituzioni. Invece quello che hai appena raccontato è un esempio di buona amministrazione. Quindi sindaco, cosa vuole aggiungere? Mi sembra che sia stato riassunto bene l'atteggiamento che da ambo le parti si trova anche in consiglio comunale. In effetti la differenza si nota spesso anche dai livelli dei dibattiti sui social stessi, per esempio attraverso una comunicazione, a prescindere che sia via social o via per altro mezzo, è quello che magari invece si ha occasione di discutere direttamente, potendo magari approfondire appunto il tema molto di più, poter dirla propria, anche mantenendo opinioni, come spesso succede, differenti rispetto alla soluzione di problemi, però dopo averli sviscerati a dovere e quindi dopo aver detto la propria fino in fondo, senza bisogno di andarsi sopra con le parole, per non dire peggio. Bene, allora andiamo 2 minuti in pubblicità e torniamo. Rimanete qua, a tra poco.
Bene, eccoci tornati in diretta. Allora, ci avviamo verso le conclusioni di questa bella chiacchierata. Chiederei a Elisabetta se ci dice due parole del progetto Policoro, un progetto importante che è bene far conoscere e del quale magari poi diciamo... Sì, perché è una risposta concreta che la Chiesa ha voluto dare alle domande relative al lavoro, perché anche questo, anche sul tema del lavoro, i giovani si fanno tantissime domande e causa spesso di numerosi disagi. E il progetto Policoro nasce dall'unione di tre pastorali, da pastorale sociale del lavoro, pastorale giovanile e Caritas, nasce appunto nella città di Policoro. In Calabria, giusto? No, no, in Basilicata. Basilicata. È in Basilicata. E l'obiettivo è quello di dare delle risposte ai giovani per contrastare anche quello che è il problema della criminalità organizzata. Ci occupiamo di orientamento al mondo del lavoro, ma aiutiamo anche i giovani, li accompagniamo nella creazione di gesti concreti, quindi di attività imprenditoriali. E ovviamente noi rimaniamo a disposizione anche per futuri progetti col comune di Pontremoli e anche nelle scuole per dare un ulteriore servizio ai nostri giovani. Benissimo, perfetto. E ecco, come la politica come può aiutare i giovani, quindi proprio nella fase appunto post scuola, inserimento lavorativo, quella è anche una fase molto critica, no? Quindi non so, prevedete, chiedo a Jacopo Ferri, sportelli di ascolto, un aiuto sui bandi, queste cose qui per i ragazzi, c'è qualcosa a Pontremoli, come vi muovete? È un altro dei temi caldi nel rapporto giovani-politica, concordo. E, per quello che riguarda Pontremoli in questa specifica fase, al di là del fatto che si cerca sempre di essere un po' raccordo tra questi mondi, perché anche qui diciamo le basi strutturali del nostro Stato non sono riusciti a creare diciamo un percorso lineare come può essere in altri paesi d'Europa e del mondo o comunque in altre esperienze. In ogni caso nel concreto ci ripromettiamo, proprio settimana scorsa sono stato in Arti, che è l'ente che organizza il Centro per l'Impiego a livello regionale toscano, per studiare un progetto con loro e grazie anche alla loro iniziativa che possa portare uno sportello del Centro per l'Impiego anche a Pontremoli, che oggi manca e che invece c'è a Massa, Carrara e ad Aulla, e questo potrebbe in qualche modo anche aiutare, no, e avvicinare questi mondi, anche se credo che poi le riforme vere su questo tema andrebbero fatte un po' più a monte. No? Sì, sul discorso del collocamento, che in Italia non funziona molto. Sia davvero difficile, sia a livello di organizzazione della scuola che a livello di accompagnamento. Per questo che il progetto Policoro, di cui ricordo anche con Fausto Vannucci alcune esperienze importanti anche a Pontremoli, credo che sia molto utile e magari potremmo organizzare anche nell'ottica di tutto quello che abbiamo detto fin qui, anche di renderlo ancora più concreto nel nostro comune, ben volentieri. Bene, Elisabetta, su questo tema appunto del, chiamiamolo, accompagnamento verso il mondo del lavoro, comunque verso l'indipendenza per i ragazzi, cosa si può fare in più? Ma per esempio si può incentivare quello che è il dialogo tra scuola e lavoro, perché specialmente in zone come la nostra, che purtroppo ha una situazione molto difficile relativa alle possibilità di occupazione, è chiaro che da un punto di vista politico creare una sinergia tra le richieste di determinate aziende anche in costa, perché voglio dire lo spazio poi è relativamente poco, anche di aziende appunto in costa a livello provinciale o nelle province vicine, e di modo da creare un collegamento diretto tra le professionalità e lo sviluppo nel mondo del lavoro. E poi senza dubbio, per esempio, un'attività di supporto anche alle start-up, un tema caro ai giovani, tanti giovani hanno magari quello spirito imprenditoriale per mettere in campo delle start-up. Da parte delle istituzioni sarebbe molto importante poter dare quel supporto anche tecnico, normativo, di bandi, che permetta poi a queste start-up di crescere. Certo, assolutamente sì. Allora direi che andiamo verso la chiusura del nostro appuntamento. Chiederei ancora a Elisabetta di ricordare l'appuntamento del convegno Taliercio, quindi che è tra pochi giorni. Si terrà il 24 febbraio alle ore 21 su piattaforma Zoom.
Perfetto. Per prenotarsi basta scrivere a convegnotagliercio@gmail.com. Benissimo, allora ringraziamo davvero i nostri ospiti, Elisabetta Sorti, grazie, Jacopo Ferri. Grazie a voi. Un grazie anche ad Elisabetta che ha condotto mille. Qua con me. Salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio A e quelli che ci seguono via Facebook, e al prossimo appuntamento. Grazie e buona serata a tutti.